la prima cosa che ho pensato è di farlo in un circo. Ho capito subito che è inutile a raccontare questa storia del Don Chisciotte come un teatro vero. Nel momento che lo fai, hai seppellito tutte le possibilità a dar vera vita ai personaggi. In un piccolo borgo della Mancia,